siamo. È arrivata. Finalmente è arrivata la stampante. Non vedevo l'ora di mostrarvela. Ho aspettato per fare questo unboxing per poter fare il video. E finalmente è arrivata. Quanto l'abbiamo aspettata. Non vedevo l'ora di mostrarvela. Non vedevo l'ora di mettermi all'opera. Ma prima di tutto dobbiamo unboxarla. Ovviamente non sarà un unboxing professionale perché non è il mio tipo di video. Non li so fare. Lo vedrete. Ma insomma, quello che conta è che vediamo tutti i componenti della stampante che abbiamo aspettato così tanto. Ma cominciamo subito. Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Oggi vediamo l'unboxing della Elegoo Mars 3 Ultra 4K, la stampante che abbiamo prenotato grazie al vostro contributo e a quello della community delle live, che per me è un'unica grande community, e oggi non vedo l'ora di montarla, vedere come funziona, un sacco di cose da capire, da imparare, quindi aiuto. Partiamo subito vedendo che cosa c'è nella confezione. Ah, piccolo disclaimer, io non so nulla di stampanti in resina, quindi se dirò dei termini sbagliati, qualcosa che in realtà non esiste, abbiate pazienza, devo imparare tutto. Manuale, prima cosa che si trova aprendo la confezione è il manuale, che andrà letto molto bene, che presenta all'interno una spiegazione anche di tutti gli elementi compresi nella confezione e di come impostare per la prima stampa, eccetera. Ah, rimanete sintonizzati fino alla fine perché ci sarà anche la prima prova di stampa, quindi speriamo che ci sia una seconda parte di video con una prova riuscita bene. Secondo elemento, i FEP film di ricambio, quindi non sono da buttare, poi scopriremo a che cosa servono. Ma adesso andiamo al punto forte, al punto focale. Togliamo plastiche varie, polistiroli vari, via, e eccola qui. Allora, spero di riuscire a toglierla senza fare disastri, vediamo, non ho idea di quanto possa pesare una cosa del genere. Togliamo anche questo pezzo. Ah, ok, prima di quello troviamo un toolkit. Eccola qui. Quanto l'abbiamo aspettata? Dal 10 di giugno l'abbiamo aspettata ogni giorno e finalmente eccola qui. Per un momento ho anche pensato di essere stata ingannata perché non arrivava più e non c'era il tracking, quindi potete capire. Ma è qui, quindi vediamo subito. Cerchiamo di spellicolarla tutta. Ok, questo via. Abbiamo il coperchio. Ok, stavo già facendo danno prima di iniziare, benissimo. Quindi il coperchio. Molto meglio. Poi togliamo questo, vediamo un po' che cos'è. Il piatto. Ok, il piattino dove andranno poi posizionate le stampe e dalle quali verranno fuori le stampe. Togliamo tutte queste parti in polistirolo. E ecco qui il corpo principale della stampante. Varie pellicole, non le toglierò in video perché ho paura di fare dei danni, quindi lo farò dopo. Comunque questo immagino vada montato qui da qualche parte, in modo che poi la stampa venga fuori a testa in giù, ma lo scopriremo solo vivendo. Il coperchio. Per ora lo rimettiamo a posto. E andiamo a vedere cosa c'è nel toolkit. Allora, brugole varie, sicuramente avranno un'utilità. Un anno di C2Box Pro. Ah, benissimo, incluso nella confezione, molto bene. Devo ancora capire come si usa C2Box e le differenze tra la versione normale,
gratuita e quella pro, ma sicuramente sfrutterò un anno di pro. Se sapete le differenze tra quella normale e quella pro, scrivetelo nei commenti, che magari può essere utile a qualcuno che sta usando quella gratuita e vuole passare a quella pro. Il cavo di alimentazione, immagino della nostra amica stampante, penso proprio di sì. I filtri per filtrare la resina, quando poi finisce la stampa, la resina che c'è sul piatto può essere ritravasata nella bottiglia per non sprecarla, ma ovviamente deve essere filtrata in modo che non rimangano residui nella confezione. Ah, il tronchesino per togliere i supporti, bene. Molto utile anche per le miniature. Ok. Poi, altro alimentatore. Ah, ok, questo fa tutto insieme l'alimentatore. Chiavetta USB per trasferire i file da una parte all'altra, quindi una volta che si è creato il file in Key2Box, comunque si chiami, lo si mette qui e lo si carica sulla stampante. Le mascherine per usare la resina, mascherine e guanti, perché ovviamente la resina è tossica finché non si polimerizza, quindi vanno sempre usate queste precauzioni, anzi ho sentito che è meglio usare le altre mascherine, non queste, quindi vabbè, ormai ne abbiamo in casa, quindi bene. E le due spatoline. Questa immagino serva per staccare le miniature dalla base. E quest'altra spatolina, non lo so, ma lo scopriremo. Bene, questo era il contenuto della confezione. Quindi proviamo a vedere come funziona. Io adesso provo a montare tutto quanto, provo a predisporre tutto per fare una stampa e vediamo che cosa ne esce. Io comunque volevo fare tantissimo questo video per ringraziarvi, anche se è stato fatto un po' così raffazzonato, magari non è ben fatto, ma mi perdonerete. Volevo veramente ringraziarvi perché solo merito vostro se sono riuscita ad avere questa stampante, se siamo riusciti ad acquistarla, quindi grazie, grazie mille ancora a tutti, prometto che ne farò buon uso e cercherò di pianificare dei video ben fatti, ben studiati, in modo che siano più utili per tutti, adesso che possiamo sostanzialmente stampare quello che ci serve. E niente, quindi adesso non mi resta che mettermi all'opera e vedere un po' se sono in grado di stampare con la resina. Bene, questo era il risultato della prima stampa. Spero davvero che sia venuto qualcosa di bello perché, come potete immaginare, sono ancora qui, quindi non l'ho ancora registrato, non ho ancora stampato niente. Spero davvero che io abbia potuto inserire un pezzo di video con effettivamente un risultato di stampa. E a parte questo, vi ringrazio ancora di aver visto il video fino alla fine, vi ringrazio di nuovo per il contributo che avete dato per far arrivare questa piccolina. E vi do appuntamento al prossimo video, vi lascio in descrizione i link ad alcuni prodotti utili, ad altri video e al canale delle live, dove vi aspetto tutti i giorni, la mattina e adesso anche il pomeriggio. Come sempre vi do appuntamento al prossimo video, ma fino ad allora siate creativi!